Rieccoci ancora qui in diretta per il nostro focus. In questo spazio vi racconteremo una storia di amicizia, una storia di immigrazione e anche una storia di malattia. Ma lo diciamo subito, possiamo considerarla sicuramente una storia a lieto fine. Protagonisti il dottor Domenico Galetta, responsabile dell'oncologia medica per la patologia toracica dell'Istituto Oncologico Giovanni Paolo II. Paolo, buonasera e benvenuto. Buonasera. E Davo, lo chiameremo convenzionalmente Davo perché è più semplice, Davo Mohamed Lamino, mediatore culturale. Ciao Davo, benvenuto e buonasera. Buonasera. Allora, questa storia, dottor Galetta, fondamentalmente è una storia di resilienza. È una storia di positività, è una storia di, in cui vengono a mettersi assieme un viaggio vero, un viaggio che ha portato Davo dalla Guinea in Italia, avventuroso, e un viaggio attraverso la malattia. In questi due viaggi di Davo c'è anche un viaggio mio che da medico ho cercato di capire il suo primo viaggio e ho cercato ancor meglio di capire nel suo secondo viaggio, in quello della malattia, quale punto era possibile che necessitasse di un intervento che in questo caso si è rivelato un po' un estintore di malattie che speriamo continui a tenerla spenta per parecchio. Adesso racconteremo la storia che poi è diventata, si è trasformata in un cortometraggio. Davo, fondamentalmente tu attraverso questi due viaggi hai ritrovato una nuova vita, possiamo dire così, un viaggio difficile il primo, un viaggio difficile altrettanto il secondo, quello della malattia. Adesso possiamo dire che hai trovato una nuova vita anche con dei begli obiettivi, una bella speranza. Posso dire concretamente sì. Perché dal momento in cui sono arrivato in Italia e oggi si vede che è completamente cambiato. Mm-hmm. L'unica esperienza che ho avuto, l'ho avuto non per la mia forza, ma è stata anche la forza di tutti quanti, perché per avere una vita lunga e sana devi avere le persone brave intorno di te. Allora io ho avuto questa fortuna di conoscere Mimmo e tutti gli altri che sono stati vicino a me. E il tuo angelo custode? Così. Il mio angelo custode, lo dico sempre così. Bella responsabilità, dottor Galetta. Vuole più bene lui a me di quanto ne voglia io a me stesso. Allora, siccome questo cortometraggio verrà presentato il 2 aprile alle 10.30. Allora, presenteremo alle 10 il 2 aprile all'Oncologico di Bari, si chiama Polide, un cortometraggio la cui regia è di Alessandro Zizzo, è prodotto dalla Silossi Film, da Agorà. C'è a Puglia Film Commission ed è un breve, dura un quarto d'ora, ma è un po' un condensato anche attraverso la metafora della tattica nel gioco. È una metafora che porta ad avere la tattica nella vita, la tattica anche nell'affrontare una malattia ed è un momento di positività che direi ci sta bene. E allora guardiamo un brevissimo estratto di questo cortometraggio e poi vi raccontiamo anche come nasce questa storia. Lo guardiamo insieme. Zeppure Rasuo Fu dice se potrà tornare a giocare a calcio. No, adesso deve pensare solo a curarsi. Davo, ci vuole la tattica per sconfiggere il cancro. Devi usare la testa. Porta dura, per favore. Sì. Le docteur dit que pour vaincre le cancer, il faut que tu te serves de ta tête. Tu as besoin d'une tactique. Une tactique. Une tactique? Mm-hmm. C'est quoi? Tattica. Ora Davo sta bene? Sì. È guarito? Diciamo che abbiamo addormentato la malattia. E allora, questo è un breve estratto di questa storia dove in effetti si legge, insomma, si percepisce molto l'ironia di cui parlava lei, dottor Galetta. Allora, Davo arriva a Bari con sospetta tubercolosi e gli diagnosticano invece un tumore ai polmoni. Davo, diciamo, in qualche maniera, per il suo colore della pelle, diciamo, si è pensato che potesse avere più facilmente una tubercolosi. Poi una persona giovane, è difficile pensare che a quell'età si potesse avere anche una neoplasia polmonare. Invece così era, e
me lo ritrovai in ambulatorio davanti a me una mattina. Lui capiva benissimo l'italiano, ma non me lo faceva capire. Ed è stata un po' una sfida, intanto, cercare di comunicare, ma soprattutto di comunicare una diagnosi che poi si è andata un po' affinando, e affinandosi ha consentito a lui di poter aderire per primo a una terapia innovativa per questa malattia particolare che si andava delineando e che lui ha avuto in un po' prima di che potesse andare in commercio, l'ha avuto grazie all'Istituto Oncologico di Bari. Il problema è che per una serie di situazioni burocratiche lui, una volta ricoverato, non poteva più uscire dall'ospedale finché non trovava una sistemazione garantita, e questo non è stato facile, ci sono stati un po' di... Per cui lui è rimasto in un'altra prigione, che era l'ospedale, perché lui stava benissimo, ogni tanto so che scappava via dall'ospedale, andava a fare la... no, non se ne accorgeva nessuno, però è stato un momento in cui siamo stati anche vicini, abbiamo comunicato, abbiamo cominciato a capire che c'era un viaggio ulteriore da affrontare, e devo dire che ad oggi il suo stare bene è una cosa che fa piacere a me, fa piacere sicuramente a lui, e fa piacere anche a tante persone che, quando ricevono una diagnosi di malattia neoplastica polmonare, nel 2019 si può avere anche un momento di speranza nel pensare positivo, perché ci sono terapie, farmaci importanti, innovativi, che danno qualche piccolo disturbo, però danno tanti vantaggi. Lui oggi pomeriggio si è fatto un'altra TAC, uno delle sue passeggiate. Insomma, giochiamo, va, per utilizzare una metafora calcistica. Il tuo primo pensiero qual è stato? Quello davvero di poter continuare a giocare a calcio? Hai subito capito quale fosse la gravità anche di questa patologia che ti avevamo diagnosticato? E, insomma, il dottor Galetta è stato un po' il tuo allenatore, visto che si è parlato di tattica. Allora, parlando della tattica, non avevo questa passione di continuare a giocare al calcio. Lo facevo perché era, diciamo, una vecchia passione che facevo sempre. Allora, essendo in Italia, non potevo andare a comunicare con nessuno se non era il calcio. Allora, la prima cosa che ho chiesto, ho detto: ma posso giocare al calcio? Almeno. E poi mi hanno detto che in quel momento non era possibile. Anche dopo lui mi diceva di non andare a fare esercizi così forti e pesanti, però io andavo, mi nascondevo, andavo a giocare, andavo a fare le cose anche in palestra. Però dico che la fortuna che ho avuto, perché sono stato con le persone che mi volevano bene, perché si dice da noi, quando tu devi avere una vita lunga e sana, devi avere le persone brave intorno di te. Quella può essere una famiglia, come la mia famiglia naturale. Purtroppo siamo lontanissimi, loro stanno in Guinea, io sono qua. Però la fortuna, ho avuto un'altra famiglia. Sì. E ovunque vado trovo una famiglia, perché non soltanto qua. Attualmente in Sicilia ho conosciuto il commissario Zaffiro, che mi ha preso come il secondo bimbo. Allora mi dà tutto, mi sento sempre felice con loro. Allora, la cosa più importante è quella. La malattia, sì, è vero, io lo so benissimo, dormo, mi sveglio con questa consapevolezza che ho questa malattia, ma quello non mi impedisce di non andare avanti. Devo sempre affrontare le cose per arrivare dove voglio arrivare. Davo, prenditi i tuoi meriti, perché non è solo fortuna, la fortuna ce la costruiamo noi, quindi forse sicuramente hai una grande responsabilità in questa bella storia che ci stai raccontando. Dottor Galetta, cioè, in questo cortometraggio c'è anche un grande significato, e anche l'etica della sua professione, cioè il fatto che le persone devono essere considerate persone indipendentemente dalla loro estrazione sociale e dal colore della pelle. Finché possibile cerco di fare di questa idea la prosecuzione del giuramento di Ippocrate. Non è semplice, non è facile, spesso cadiamo anche in una fastidiosa routine anche di incombenze burocratiche, però se ci riesce ogni tanto di fotografare, di fermare l'attimo e di capire che quella persona che abbiamo di fronte è una persona che ci sta chiedendo qualcosa e a cui noi possiamo offrire qualcosa, se ci riusciamo,
sono contento anche per qualche momento di aver stabilito un contatto che non è solo medico-paziente, ma di due persone che comunicano, anche senza parlare la stessa lingua. E allora, Dabo, tu hai già dei progetti, no? Sei diventato mediatore culturale adesso in Sicilia, il tuo progetto però qual è? Un po' un'ambizione, quella di tornare allora, in Guinea? Il mio progetto è di laurearmi, e sì, tutto va bene, inshallah, quest'anno mi devo laureare, e dopo quello voglio fare un master in zoopolitica. Questa è la mia passione. E dopo questo, sicuramente si cambiano le cose, devo tornare in Guinea, perché sto imparando tutto questo, magari non per rimanere in Italia, per tornare e cambiare una cosa, perché sono partito da una cosa. Allora devo tornare per cambiare. Non è che posso andare a fare la guerra per cambiare, devo imparare. Dunque il sapere per me è la cosa più importante e per questo sto su quella strada. E allora siamo in chiusura, ma credo che Dabo sia, come dire, un simbolo che forse cambia la vita di tutti noi, anche la percezione di tutti noi. La sua l'ha cambiata sicuramente, dottor Galetto. E con Dabo, con cui mi permetto di scherzare, di sfotterlo amorevolmente, e lui è uno che ha consentito anche a me di crescere, di capire, intanto di gioire perché eravamo riusciti a individuare il punto di debolezza della sua malattia e quindi poterlo vedere rifiorire. Lui non era in queste condizioni quando è arrivato da noi. Poterlo vedere rifiorire è stato un piacere. E poi questa idea di trasmetterlo, questo messaggio, perché questo non vuole essere né il cortometraggio di Dabo né quello di Galetta, vuole essere il cortometraggio di una situazione che può capitare e che, se capita, può diventare positiva, sia attraverso un viaggio in un mare solitario come si è trovato lui, sia attraverso un viaggio in un mare straordinariamente difficile come quello della malattia neoplastica, e sia attraverso il medico che comunque nel suo burnout, nel suo essere riempito di tanti impulsi, ogni tanto ritrova nelle soddisfazioni professionali e umane anche un po' di umanità, un momento, no? di serenità. E allora siamo in chiusura, non mi resta che ringraziare il dottor Domenico Galetta, responsabile dell'oncologia medica per la patologia toracica dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II. Grazie per essere stato grazie con noi e grazie anche a Dabo, ovviamente un grande in bocca al lupo per la tua laurea. Ricordiamo Polide, lo verrà presentato nell'oncologico il 2 aprile alle ore 10. Possiamo dire una storia di amore, di vita e di amicizia. È una storia di vita, di amicizia e di positività. Grazie, grazie a tutti voi, grazie a voi per averci seguito, appuntamento a più tardi. Grazie a me. Il meteo è offerto da sgservicesud.it. Bentrovati da Nikos di Trevi Meteo, fine settimana con l'alta pressione che da ovest raggiungerà tutto il vecchio continente, i suoi massimi proprio tra Germania e regioni d'Italia, quindi insomma bel tempo, assenza di piogge in questo finire di settimana. Andiamo subito a vedere la grafica, c'è poco da raccontare della nuvolosità, cieli soleggiati praticamente ovunque, pochissime le nubi, al più qualche velatura, le classiche nubi alte di passaggio da nord. In sintesi, l'ultima grafica, vi dicevo, condizioni di stabilità, sole protagonista su tutte le nostre regioni, massime fino a 20 gradi al nord e tra Toscana e Lazio. Dettagli maggiori sull'app di Trevi Meteo. Il meteo è offerto da sgservicesud.it.